mentre gli atterraggi di Lampedusa continuano. La domanda CPR tra i temi al centro del dibattito politico. Non siamo disponibili a nulla se parliamo di parole nel vento. Sono abituato a discutere di ciò che vogliamo fare. Ha detto. Il presidente di Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a Radio 24 che risponde una domanda sulla disponibilità della regione per ospitare una permanenza e un rimpatrio per i migranti. Questo è il governo che parla di autonomia sottolinea e che invece sta centralizzando tutte le decisioni a Roma senza confronto con le autorità locali. Quelle sull'RCP al momento sono parole nel vento. Per me la RCP non è assolutamente parlata. Secondo il governatore, in materia di migranti il governo ha pienamente fallito la gestione degli arrivi e la loro ridistribuzione. E anche molti sindaci del centro stanno dicendo che questo non può funzionare. Ho chiesto una riunione piantata al ministro. Ancora senza risposta. L'iter governatore ha spiegato di aver sentito il proprietario degli interni o appena sentito con ministro Piantato e abbiamo detto che ci vedremo a breve. Ci sono state probabilmente incomprensioni per quanto riguarda la richiesta di incontro. Con la placcatura non ho bisogno o desiderio di litigare perché l'ho incontrato qui e lo ricordo come un eccellente prefetto di Bologna. Da parte mia c'è solo la volontà di collaborazione. Ha concluso. I delle politiche migratorie del governo penso che, come tutti gli italiani, che siano un disastro. Tuttavia, non è il momento di giudicare così il governatore apuliano Michele Emiliano. Se il governo ha bisogno di Puglia bussa. Chiede e Puglia è la disposizione. Bonaccini osserva se il governo decide di fare tutto a Roma. Parlano di autonomia e poi dall'alluvione alla rete centralizzano tutte decisioni senza alcun confronto con le regioni e con autorità locali. Senza un piano condiviso. Se si assumerà la responsabilità, continueranno a commettere errori. Non abbiamo ancora capito cosa vuole ottenere il governo. Quindi siamo nell'impossibilità di esprimerci. Abbiamo già centri ricevimento, quindi il governatore Vincenzo De Luca sul piano per i centri di soggiorno per il rimpatrio dei migranti, che prevede lateralizzazione un centro in ciascuna regione. Sono convinto che sia un problema drammaticamente complesso, in cui dovremmo fare uno sforzo per evitare demagogia e propagandismi, come quelli che abbiamo conosciuto per la maggioranza attuale. Dovremmo trovare una condotta comune nel paese. Perché il tema è di una complessità epocale. Abbiamo già dato al ministro Piantare la volontà di collaborare, ha affermato il presidente Liguria. Giovanni Toti parlando della disponibilità a creare anche un centro per il rimpatrio dei migranti. Liguria dare una risposta ordinata a una crisi che non può essere risolta non pochi giorni e nemmeno livello nazionale. I CPR hanno molto senso se gli accordi rimpatrio aumentano. Sono importanti, ma sono tanto Q.